Quest'anno, con l'approssimarsi del Natale, noi ci avvicineremo al caminetto, sempre più vicini, e ci addentreremo per percorrere a ritroso la vita di quell'omone gioioso e barbuto che tante volte abbiamo atteso in trepidazione, alla ricerca di Babbo Natale. Noi lo chiamiamo così, mentre per altri è Santa Claus, ma tutti abbiamo in mente la stessa figura, quella di un uomo sorridente e grassottello con una folta barba bianca, vestito in rosso, con bordi in candida pelliccia. A rendere tanto popolare il suo aspetto è stata probabilmente una splendida campagna pubblicitaria lanciata per Coca-Cola nel 1931. Per l'occasione l'illustratore Haddon Sandblom aveva ritratto nei panni del magico vecchietto il suo amico commerciante in pensione Lou Prentice. Ma un babbo molto simile era stato raffigurato nel 1920 da Norman Rockwell, e nel 1918 era presente su manifesti del governo statunitense. Il nostro Babbo Natale era già noto in Giappone nel 1914 ed ancora prima, nel 1902, era già perfettamente riconoscibile. Nel 1881 Thomas Nast ci si era avvicinato molto ed andando indietro scopriamo che il colore del suo vestito era sempre meno scontato. In questa illustrazione del 1864 per la poesia A Visit from St. Nicholas, Babbo Natale vestiva in giallo. Ma la poesia stessa, scritta da Clement Clark Moore nel 1822, già ne forniva un perfetto identikit. Nelle rime, un bimbo nella notte di Natale vedeva San Nicola arrivare in una slitta volante trainato dalle sue renne. Lo vide entrare in casa passando dal camino per riempire di dolci e giocattoli le calze che vi erano appese. Si trattava di un omone sorridente con nasone a ciliegia arrossato ed un pancione che sballonzolava alle sue risate. Ma perché Saint Nicholas? Non era Santa Claus?